Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Risk of Rain 2, ragazzi, ed è gratis per un breve periodo e pur essendo in Early Access è un gioco di cui ho sentito parlare, effettivamente, ok? Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un roguelike in terza persona, da quello che mi è dato capire, in cui semplicemente bisogna... si può giocare anche con amici, anzi, da certi punti di vista lo consigliano, quindi insomma è multiplayer. Player da molti punti di vista, e si devono uccidere orde di mostri, trovare del loot, uccidere dei boss, mi sembra di capire, e poi ripetere il tutto all'interno di mondi generati in maniera procedurale. Questo è tutto quello che so, ragazzi. È una grafica piuttosto particolare, vagamente retro, quindi non resta che provarlo. Vediamo un po' di che si tratta. Allora, comando. Ah, ok. Si sbloccano le altre cose col passare del tempo. Giocatori inesperti. Vabbè, sentite, facciamo così. Ok, allora, non ho ancora sbloccato alcun artefatto. Comando. Soldato speciale. Abilità, doppio colpo, spara due volte. Colpi fuori fase, sporiettile perforante che colpisce tutti i nemici di fila. Schivata tattica, capriola a breve distanza. Fuoco di soppressione, fa fuoco ripetutamente. L'arsenale è primaria, secondaria, competenza speciale e le skin che possono cambiare, d'accordo? Mo, spero che mi diano i tasti. Pianure titaniche, ground zero. Obiettivo, trova e attiva il teletrasporto. Uscita da capsula di atterraggio. Ok. Ok, questo è lo shift. Ok, con lo shift si fa il roll. E R è tipo... Ok, l'abilità speciale. Ok. Vabbè, dai, d'accordo. Non mi pare affatto male. Sono facilmente comprensibili. Mi sa tanto che qua... Oh. Non ho più nemici di quanto pensassi. Morite tutti, malefici. Questi nemici che perdono cose, io poi le devo raccogliere. No, questi continuano a scappare fuori. Au! Sta proprio su di me, il malefico. Ok. Ci sono munizioni? No, sembra di no. Cos'è questo? Reca il sacrario del combattimento. Nota il combattimento insetto. Che cosa diavolo? Oh cavolo. Forse è il caso. Forse temo di aver un po' esagerato. Però è tipo una cosa da sbloccare. Ecco, te pareva. Ah, mostro elite, va bene, ok. Eccone un altro. Guarda che saltano fuori pure quegli altri adesso, maledetti. Ah, pure questo è elite. Vabbè, però questo si uccide veloce. Ok, questi continuano a saltare fuori da tutte le parti. Ma proprio spuna una bestia. Ma sentite, non è il caso di andarsene proprio alla stragrande? Ah, ok, si corre con control. Cos'è sta cosa? Apri forziere grande. Margherita left. Ah. Lascia periodicamente una nuova. Oh, 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 oh. Una nuova curativa. Sto aumentando di livello nel mentre. Ma questi mi sa che continuano ad arrivare proprio imperterriti. Senza che io possa fare niente per impedirlo. Vabbè, comunque, se non altro si abbattono velocemente. Qua continuano a saltare fuori cose, però. Ok. Fatemi andare qui, non so cos'è. Un'offerta al sacrario della fortuna. Prendo benzina. I nemici incendi i nemici adiacenti. Interessante. Wow. Ok. Ah, queste cose le devo raccogliere a quanto pare, comunque. E che non sono immediatamente evidenti, in effetti.
Ok, sono tutti i potenziamenti che sto accumulando comunque. Ok, ma non mi dispiace affatto come concetto. Certo, vabbè che è facile. Solo che mi sa che in questa maniera devo pagare. Possibilità di ricevere un pacchetto di munizioni. Ripristina i tempi di ricarica delle abilità, ok. Oh oh. Ok, grande. E questi le dovrò raccogliere, no? Che alcuni non capisco proprio se sono delle cose... Saltano fuori dal nulla questi. Ah, ripara torretta mitragliatrice. Ah, sarebbe stato utile col boss, che però non era particolarmente difficile, quindi va bene pure così. Ah, ok, grande. Sta musica progressive sotto è figa comunque. È retro e progressive. Mi sembra di essere tornato agli anni 70-80. No, apri forziere. Cos'è? Ukulele. E la sua musica era elettrica. Ma che diavolo? Cacchio. Au. Maledetti, sono tornati qua. Oltretutto, che cos'è quel fulmine che gli fa male? Vedete? È una sorta di... Oh, cos'è? Ah, grande. Una sorta di potenziamento che ho preso e non me ne sono manco accorto. Lascio un standard di guerra salendo di livello dandoti grande forza. Grazie. Vari denari. Apro un forziere. Ah, un altro. Ah, guarda che simpatia. Ah, vabbè. L'ho abbattuto alla stragrande. Sentite un po', ma dove devo andare io? Ah, aspetta, ma sarà mica quello il... il teletrasporto, aspetta. Eh sì, mi sa di sì. Aspetta che c'è un altro... Madonna mia. Ok. Sono tanti, eh. Il barile, grazie. Ma qui all'interno dello stendardo. Ok, va bene. Credo che sia... cosa? Oh oh. Credo che sia una sorta di boss. Eh sì. Ah, pure preso fuoco, va bene. Ok, grazie. Oh, 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 oh. Ci sono anche altri nemici ovviamente che sono arrivati. E mi piacerebbe stare dentro lo stendardo, ma sapete, io non mi fido tantissimo. Tutto compaiono anche questi maledettissimi nemici. Au. Questo come facevo a evitarlo? Muori. Ok, grande. Filo rasoio. Contattacco con esplosioni di rasoio quando subisci danni. Ah, interessante. Ah, ok. Questo è chiuso. Quindi devo sostanzialmente ripetere. Grazie. Ah, mi si rigenera la vita effettivamente. Il tempo che si ricarica il teletrasporto, praticamente quando lo triggero, compare il boss di fine livello. Ok, mi sa che ho fatto. Progresso completa un evento teletrasporto, ok.
dovrebbe essere finito, giusto? Ok, vediamo che succede ora. È tutto abbandonato. Oh, ok, direttamente un altro livello proprio. Grazie. Ogni volta che uccido nemici arrivano dei soldi. Pare di capire. Sì, arrivano proprio direttamente. Ok. Ah, ok, potenziamenti me li tengo però, il che è un'ottima cosa. Grazie, cosa abbiamo qui? Cos'è? Riduzione del danno piatta da tutti gli attacchi. E questo però non c'ho i soldi. Guarda, il momento che mi servivano non ci stanno. Giusti giusti proprio, oh, cacchio. Massimo, tiro uno scudo che si ricarica. Grande. Vabbè, un sacco di cose fighe. Au. Grazie. Ah, questa è, mi sa. Ah, 29 non ce li ho. Però ce li avrò tra poco. Infatti ce li avrò adesso. Grazie. Ho offerto schigno ma non ho ottenuto nulla. Ok, e questa dovrebbe poi aumentare. Ok, questi sono tutti i posti generati in maniera procedurale. Io devo trovare il teletrasporto e basta, in sostanza. Eh, 44. Ok. Ma prima mi è andata meglio perché in realtà i primi momenti non li ho mica aperti io. Au, mi sono fatto del male. Però vabbè, lo scudo si dovrebbe ricaricare, giusto? Aspetta, ho già trovato il teletrasporto, grande. Però sta succedendo un macello. Oh, che cosa sono questi? Ne hanno generati altri. Che simpatia. Ma che simpaticone quello laggiù pure. Oh, che palle. Sentite un po'. Vabbè, no, aspetta, fatemi abbattere questo prima. Ah, avete visto che è successo? Oddio, questa mi piace in realtà, perché allora, col controller questa cosa sarebbe meglio da sfruttare, ma sparare col controller sapete che è una cosa che non farò mai. Se posso usare il mouse. Grazie. Vabbè, dai, troppo è andata. Un attimo di pace, ce l'abbiamo? Manco per idea. Attiviamo. Mostro d'argilla, simbionte affamato. Cosa brutto. Mamma mia. Dov'è? Facciamo così prima. Mamma mia. Ma è pieno. Pieno di gente. Aiuto. Quindi sapete che c'è. Ah, wow. Allora, vediamo se riesco a... Ai. Mi sono andato a cacciare in un brutto guaio, mi sa. Che sta facendo? Orco mondo! Aspetta, non sto uscendo dall'area. Ok. Che sta succedendo qua? Perché sta cosa?
Non ho ben capito che cosa ha fatto. Ok, va bene. Tomo di gore? Possibilità di ricevere un tesoro per uccisione. Ok, grande. Ok, facciamo basta? Che dite? Però vabbè, sono arrivato a livello 8. Ok. E adesso dovrebbe essercene un altro. Ah, punto di raccolta delta. Di nuovo trova attiva teletrasporto. Qua abbiamo una torretta. Aspetta un attimo, questa posterò mica portarmela dietro. Ciao, simpatico. Posso portarmela dietro per caso? Sono proprio simpatici questi qua, devo dire. Il terminale, che cosa c'ho? Si evita di far sanguinare i nemici colpiti. Figo. Guarda un po' quel simpaticone laggiù in fondo. Eccolo là. Non hai capito. Se non mi muovo. Non mi muovo, verrò un filino obliterato, temo. Grazie. Oh, abbiamo finito? No, mica perché. Ok. Grazie. Oh, sono arrivato a livello 9. E qui c'è un'altra cosa. Terminale. Cosa sarà? Boh, apriamo questo. Guarisci rapidamente se non in pericolo. Ah, grande. Ah, per carità, i bonus sono fighi. Ma poi i nemici si moltiplicano, che è una bellezza. Cos'è questo? Mi sa un niente. Dite, ma ignorarli non può essere una buona idea, intanto per adesso, perché saltano fuori come funghi. Ah, prega al sacrale del combattimento. Vabbè, proviamoci, dai, giusto per curiosità. Oh, cacchietto. Grazie. Cos'è questo? Moneta lunare. Tutto sto maledetto. Un altro, dov'è? Dov'è? Sembra il rumore di quelli di Sirius Sam, comunque, posso dirlo? Ok. Mi sono riempito di cosine interessanti, comunque. Barile di equipaggiamento. Cosa mi dai? Spara un buco nero che risucchia i nemici. Sono potenti oggetti attivati. Ok. Va bene, se sarò nel panico più assoluto e totale, saprò che devo usare quello. Oh, guarda, siamo già al teletrasporto. Sì, io direi che lo attivo. Un altro. Ecco, una sorta di doppia schivata non mi sarebbe dispiaciuta affatto, sai? Allora, aspetta un attimo. Fammi rotolare via da qua. Ok, Q. Oh! Sono un filino morto. Vabbè. Doveva succedere prima o poi. Soggetto ora comparirà casualmente durante le partite. Oggetto sbloccato poco adesso. Questo oggetto ora comparirà casualmente durante le partite. Questa voce ora comparirà nel registro. Registro mosso e spirito minore. Questi sono gli oggetti raccolti, che però non terrò assolutamente niente, immagino. Va bene. Allora, ragazzi, non è male.
Era carino, un po' minimalino forse, un po'... il feeling è buono, è che guardando l'ambiente circostante mi sembrava tutto un pochettino troppo povero. Però non è male, devo dire che non ho avuto affatto una brutta impressione, di fatto. Quindi niente, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nella sezione commenti. D'accordo, gente? Bene, direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e, come sempre, in descrizione trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, i link alla playlist con tutti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco, e se lo fate attraverso questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!